una cosa. Allora, siccome prima avevo tutto qui incasinato, ora ho messo un po' più ordinato, e poi questo qui era il contenitore degli stuzzicadenti, si era terminato, e quindi ci ho messo forbicine, tagliaunghie, tutte queste cosine qua. E poi invece in quest'altro cestino una candela che poi andrò ad accendere dopo, questo prodotto qua che è una crema anti-age acido ialuronico, un profumo e un'altra crema per le secche, più che altro per i piedi. Le ho volute mettere qui giusto per abbellire la lavatrice. E niente, ora ci passo l'alcol. Facciamoci questo colore, perché erano proprio soprattutto dalle radici molto molto bianche, quindi vedere poi alla fine com'è. E ora aspettiamo, perché ecco, mezz'ora c'è anche la candelina, vedete che carina. Perché ce l'avevo proprio scarico. Comunque sono super sudata, sembra che abbia messo proprio un quintale di illuminante al viso, invece è tutto sudato. Comunque, tinta fatta, anche se non è riuscita proprio bene di dietro, qualche capello un po' bianco ancora è rimasto. Comunque non fa nulla, perché comunque tanto ancora si va al mare, il capello si rovina, quindi poi da settembre faremo, nel caso chiamo quella ragazza che me li ha tagliati, così vado sul sicuro. E niente, nel frattempo che mi si ricaricava un po' il telefono, ho passato l'aspirapolvere. Siccome ieri ci ho lavato, oggi ho passato solo la scopa e l'alcol. Ed ora vi faccio vedere, diciamo, tutto ordinato. Pulito e ordinato. Allora, qui ho cambiato comunque la candela, ho preso questa che c'è la lavanda, che è viola, e mi piace di più. Comunque, il bagno è così. Ho messo sempre della stessa linea, solo che questa qua è rossa ed ha un profumo meraviglioso. Ecco qui. Giochi di nonno, pavimento lucido e cucina anche ordinata. Pomeriggio,
sono qua sul divano che mi sto ancora mangiando l'anguria. E mentre mangiavo, comunque, prima sono andata a controllare le pulizie che si possono fare con l'alcol, perché praticamente stamattina ho pulito tutta casa con l'alcol e adesso c'era una specie di appiccica, va? E qua ce l'ho, sto appiccica, da una noia tremenda, perché mi sa di sforzo, cioè io ci ammazzo a pulire e poi sento questo splash e mi dà noia. Comunque sono andata a controllare se nel caso era l'alcol che mi fa sta cosa, e invece no, perché comunque l'alcol, dicono, è consigliatissimo, tranne sul legno e sui piani di dove comunque uno pone il cibo, no. Però è un ottimo disinfettante, distrugge batteri, virus che si possono trovare sul pavimento, cioè è molto consigliato, soprattutto per chi tutti i giorni non ha la possibilità di passarci lo straccio proprio con acqua e sapone, cioè tipo io con 3 bimbi, cioè bimbi 2, che poi alla fine la prima è grande, cioè ha 12 anni, si sta fermando a parte, però gli altri 2, di 3 e 5 anni, gli dici state qua, te ritrovi dietro, quindi comunque le passate proprio con lo straccio bagnato, non le puoi fare. E quindi molte volte mi ritrovo a pulire con l'alcol, però ho scoperto, perché io praticamente non inumidivo il panno, cioè io prendevo la bottiglia, spruzzo alcol per terra e poi ci passo con il panno, ed è proprio questo che secondo me mi fa fare, perché forse non lo so, non lo distende bene, non lo so. Comunque invece ho letto che vuole un panno inumidito, poi ci metti l'alcol direttamente sul panno e ci passi. Infatti mo dopo mangiato ho fatto proprio così, ho preso il panno, l'ho bagnato, ci ho messo l'alcol e ci ho fatto di nuovo tutte le stanze, e in effetti non c'è più quella appiccica, e ora mi rinfresco con l'anguria, anche se piove, tuona, sembra dicembre. E vabbè, continuiamo. Mi sto avvocando, ciao!